Ciao a tutti e a tutte. Anche oggi sono qui per creare con voi un fiore diverso. Oggi creeremo, guardo il nome perché non lo ricordo mai, il lisiantum. Lisiantus, scusate. Il lisiantus, che cos'è? Io ho realizzato ieri un campione che ho pubblicato su Facebook. In verità questo non è né perfetto né corretto. Ma ho provveduto prima di realizzare il tutorial, ecco perché ho tardato così tanto, perché ho voluto realizzarlo nel modo migliore possibile. Questo. Come vedete, la differenza è notevole. Io prima di pubblicare un tutorial faccio svariate prove, perché finché non arrivo al risultato che voglio io, non pubblico nulla, pubblico solo il campione, ma avverto già che effettivamente è pieno di difetti e la differenza credo sia visibile ad occhio nudo. Anche se questo assomiglia al fiore, a me sembra che questo sia proprio il lisiantum. Lisiantus, no, scusatemi, ma anche se sembra impossibile. Io i fiori li conosco nel momento in cui li cerco per realizzarli, perciò vi dirò la verità. Io il Lisianthus, prima di cercarlo per poterlo realizzare, neanche sapevo che esistesse. Solo che me l'hanno chiesto e io con molto piacere realizzo le cose che mi chiedono le amiche. Sia tramite YouTube che tramite Facebook, perché lo sapete, io sono reperibile là come Lucrezia Frater e mi potete trovare o chiedere l'amicizia, chiedermi cartamodelli, chiedermi tutto quello che è possibile attraverso Facebook oppure Messenger. Io comunque mi metterò in contatto con voi e vi invierò tutto quello che mi richiedete. Come vedete, ve li faccio vedere da vicino, la differenza è notevole. Diciamo che il campione si vede molto che è realizzato con un materiale che ovviamente non appartiene alla natura. Mentre nel secondo caso, che è quello che andremo a realizzare noi, io come al solito mi sono portata avanti perché come vedete ho fatto un solo fiore e un solo bocciolo. Perché i fiori che mancano, ovvero due, li andremo a realizzare insieme e poi li applicheremo al gambo. E vi mostrerò anche come realizzare le foglie. Ovviamente, anche le foglie, come vedete in questo caso, sono molto rigide perché appunto questo è un campione, ovvero un modello che io creo in anticipo per rendermi conto di qual è la tecnica per realizzarlo. Poi successivamente lavoro ulteriormente per raggiungere il risultato effettivamente reale. Perché vedete è molto rigido, anche se per carità è carino, non posso negarlo, ma è molto molto rigido, mentre questo ha una linea molto più naturale che appunto realizzeremo oggi. Per realizzarlo ho fatto anche questa volta un cartamodello. Vi dirò, io in verità il cartamodello non lo uso, io guardo il fiore. Lo smonto con la mente e poi lo realizzo facendo svariate prove prima di raggiungere il risultato per me soddisfacente. Ma nel momento in cui ho raggiunto il mio risultato, diciamo così, comincio a realizzare anche un cartamodello per poter dare l'opportunità a chi mi segue di realizzarlo uguale. E spero che vi piaccia il Lisianthus. Ecco, come vi dicevo, ho realizzato un cartamodello composto da più disegni e ve li spiego subito. Questo è il petalo più piccolo, quello che ci servirà ovviamente come al solito per fare la base del nostro fiore. Questo invece è il petalo medio. Perché per allargare il fiore comunque bisogna ingrandirlo gradualmente, altrimenti viene fuori,
una cosa direi obbrobriosa. È difficile passare da un petalo piccolo direttamente al petalo grande senza avere un impatto un po' troppo aggressivo. Mentre facendo in questo modo, gradualmente ingrandendo il petalo, ci si avvicina alla grandezza naturale del fiore, dando anche una proporzione molto più naturale. Ve lo ripeto. Il petalo piccolo che ci servirà per la base subito dopo i pistilli, il petalo medio e ovviamente il petalo esterno che è quello più grande, quello che dà la forma più o meno geometrica al fiore, perché ogni fiore nella natura ha un disegno che lo accomuna, il quadrato, il cerchio, il triangolo, o l'esagono o l'ottagono, dipende dal fiore. Comunque in genere si avvicinano molto alle forme geometriche. Questo che vedete, che io ho disegnato così, ma poi vi dimostrerò come realizzarlo, perché non è facile farlo effettivamente uguale, ma lo faremo molto molto simile. Comunque questi sono i pistilli interni che verranno messi piegati all'interno per realizzare i cinque pistilli, ma poi vi spiego. Questa che vedete è foglia deformata ed è deformata volontariamente, non è un errore. In verità, altro non è che il bocciolo del nostro fiore, che verrà realizzato in questo modo perché dovrà girare su se stesso e un passaggio alla volta. Questa ovviamente è la foglia. È il sottofoglia. Voi sapete che io uso la tecnica della copertura del fil di ferro per rendere più resistente la nostra creazione e per non far vedere quell'orribile pezzo evidente che sarebbe il ferretto rivestito. Infine c'è la parte finale, ovvero l'imbuto sottofiore del nostro fiore, del nostro Lisianthus. Ora ve lo faccio vedere da vicino, vediamo se riesco. Eccolo qua. Ecco, ogni disegno ha la sua misurazione e se lo desiderate, riuscite a fare un screenshot, bloccare il video o quello che preferite, in questo modo potete riuscire a stamparlo, scannerizzarlo come preferite voi. E se non ci riuscite, sapete che mi potete trovare su Messenger. E anche se non ho l'amicizia, scrivetemi comunque, perché nel caso in cui abbiate bisogno dei miei cartamodelli, io ci sono. Ora, dovremo tagliare i nostri petali. Una cosa importantissima in questo fiore è che non è necessaria la benché minima perfezione. Nel senso che anche se ci sono delle imperfezioni nei petali, questo fiore già ce li ha, perciò comunque sia l'imperfezione del nostro petalo farà sì che lo renderemo più reale. Perciò non preoccupatevi come al solito di realizzare petali perfetti, a parte il fatto che modellandoli già li porteremo alla posizione che preferiamo noi. E poi sapete che io con la perfezione ci vado poco d'accordo. Allora, ci serviranno, come vi dicevo, i petali più piccoli. Adesso mi sono fatto un disastro come al solito, ma ve li faccio comunque vedere. Ho fatto veramente. Aspettate che ve li taglio meglio, perché così non li potete vedere. Non si possono proprio vedere in questo modo. Allora, ho scartato, avevo messo da parte dei petali apposta per fare il tutorial, ma li ho perduti. Oppure li ho tagliati male e non me ne sono accorta. Comunque li correggiamo nell'immediato. Questa è la parte bassa, questa è la parte bassa e questa è la parte bassa. Ecco, non erano tagliati male, li avevo solo messi nella posizione sbagliata. Allora, questo è il petalo più piccolo che, come vedete, come vi dicevo, non ho tagliato perfettamente, ma l'ho fatto in modo volontario, proprio perché
Quei petali di questo fiore sono molto imperfetti e irregolari. Non sono né troppo rotondi né troppo quadrati, sono proprio deformati e poi prendono una posizione alquanto strana, che poi vi farò vedere. Poi ci serviranno dei petali medi, che sono questi, che come vedete all'incirca hanno la stessa forma, più o meno. Sono solo più grandi, più o meno di un centimetro. E questo è il piccolo, quello che andrà a rivestire il nostro pistillo. Questo invece è il grande che andrà ad accostare, diciamo, ad intrecciare il petalo più piccolo. Infine avremo il petalo più grande che, come vi dicevo, servirà a dare quella forma, come vedete, angolata ai bordi del nostro fiore. Vedete che in base, cioè, sembra più o meno una forma geometrica con tutte le punte, come vi dicevo prima. E andrò ad utilizzare il petalo tagliato in questo modo. Può essere arrotondato, può essere squadrato, non vi preoccupate. In questo caso usate la forbice che preferite e non preoccupatevi se non è preciso. Comunque sia, noi andremo a modellarlo successivamente con la nostra piastra calda. E prima di iniziare, ovviamente, vi do la lista del materiale che ci servirà in questo caso. Allora, ci serviranno dei pastelli a cera. Questo arancione non ci servirà, ma ce ne servirà nel caso in cui lo facciate bianco, eh? Se lo fate di un altro colore, ovviamente adeguerete il verde con il colore più simile all'interno del vostro fiore. Io ho preso i pastelli a cera, uno giallo e uno verde, che mi serviranno per fare queste decorazioni interne, che adesso, come al solito, sembrano un pastrocchio, ma poi nel risultato finale daranno quell'effetto di graduazione all'interno che lo renderà ancora più vero. Allora, una volta preso lista di pastello a cera verde e pastello a cera giallo, ci servirà uno scovolino. Io l'ho scelto verde perché va a rispecchiare il colore dei pistilli. Ma, come al solito, dipende dal colore del fiore che decidete di realizzare voi. Poi ci servirà ancora, ovviamente, la forbice e i ferretti. Ci servirà l'1,8 per realizzare il gambo più lungo, vedete? E un po' più sottile per riuscire a piegare i rami con facilità. Ci servirà il ferretto per realizzare i fiori e le foglie che poi applicheremo al ramo più grosso. Naturalmente ci servirà il nastro del fiorista. Io vi metto già al corrente che l'ho terminato e nella mia città non si trova. Perciò ho fatto un'ordinazione, fra qualche settimana farò le cose molto più belle, ma per il momento mi devo tornare ad adattare al nastro di carta verde, che io userò solo a scopo dimostrativo e nulla più. Voi, se dovete fare lavori da regalare, da vendere o da esporre, in ogni caso, usate il nastro del fiorista. La qualità dei vostri lavori sarà molto migliore. Ci servirà un pompon. Sono diventati la mia passione. Un pompon perché da questo, come al solito, realizzeremo i pistilli. E vediamo un po' se ho fatto tutto. Ci mancherà. Allora, se io in questo caso non userò la pittura perché il mio nastro, come vedete, è verde come le foglie. Ma nel caso in cui voi usiate il nastro del fiorista, cercate di adattare tramite il verde e il nero, sempre allo stesso modo, usando una goccia del nero nel verde, per portare la colorazione dei singoli pezzi a raggiungere quella del vostro nastro del fiorista, in modo che sia tutto omogeneo e non ci siano scarti di colori vari. Non ve lo posso far vedere, ma ve l'ho fatto vedere in tutti i video dove ho oscurito, scusate, dove ho oscurato le foglie e i rami, e perciò dovreste riuscire a trovare, eventualmente andando a ritroso nei miei video, quel che state cercando.
E allora vi faccio vedere ora, veramente, perché ricordatevi, ovviamente ci servirà la crepla verde, altrimenti non concluderemo nulla. Perciò crepla verde, crepla bianca o colorata in base al colore del fiore che avete scelto voi, ci servirà un pompon, i pastelli verdi e giallo, lo scovolino verde, le forbici ovviamente per tagliare, un righello per prendere le misure, il nastro del fiorista. L'acqua, la caldo e ovviamente la piastra, altrimenti non ne usciremo vive. Ok, ora noi andremo a tagliare questi pezzi e ve li faccio vedere uno per uno. Taglieremo i pistilli. Come vedete, nel disegno io li ho fatti molto più precisi, ma non è facile. Se ci riuscite a farlo uguale al disegno è meglio, ma non ha importanza come vi dicevo. Comunque sia, questi saranno una base per i pistilli. Ve li faccio vedere successivamente. Ci servirà il petalo grande, il petalo medio e il petalo piccolo. Ve ne servono due di piccoli per fare il centro del fiore, ma anche in questo caso è una questione del vostro gusto. Perciò decidete voi se ne volete fare più o meno petali. Io ne ho fatti un bel po', in effetti non ve lo faccio vedere, ma sono sommersa perché ne devo realizzare appunto un paio in più di fiori e volevo farlo nel modo corretto. Dopodiché avremo il sottofoglia, che è quello che appiccheremo al ferretto per nasconderlo e mimetizzarlo in modo che sia più resistente. È questo in sostanza. Ovviamente, se dipingete tutto, dovrete dipingere anche questo per farlo omogeneo. Poi ci servirà il pompon, come vi dicevo, e andremo a tagliare la foglia, i pistilli, la foglia, i tre petali, e poi alla fine vi mostrerò come realizzare l'imbuto per i nostri fiori. È una questione da poco, non è una cosa faticosa. Basterà tagliare un quadratino di 4 centimetri per la lunghezza più possibile. Io ho messo 5 centimetri nel cartamodello, ma fate una linea lunga. Era solo per darvi un'idea della misura. Tagliate le foglioline che vanno sotto il fiore, ovvero queste, e poi vi faccio vedere una cosa alla volta. Prima di tutto, iniziamo a lavorare. Vedete, sono sommersa dai petali, una cosa pazzesca, ne ho fatti tantissimi, ma volevo essere preparata. Allora, iniziamo. Prenderemo i nostri petali, ovviamente di tre misure diverse. Io ve ne faccio vedere una per campione, uno per tipo, ma la tecnica è la stessa e va fatta la stessa dovunque. Perciò, prenderemo il nostro primo petalo, prenderemo il verde, scusate, ma mi scappano sempre. Vedete, appoggio il dito nel centro del petalo per tenerlo fermo e con il verde passo tutto intorno al dito in questo modo senza arrivare a più di tre quarti del fiore, perché questo mi servirà solo per illuminare l'interno del fiore. Vedete? Nello stesso modo io andrò ad appoggiare il dito e prenderò il giallo. Lo farò al di sopra del verde, in questo modo. Vedete, verde sotto e giallo sopra. Farò lo stesso anche con gli altri. Poggerò il dito nel centro. Farò il verde, non è importante che sia regolare, non preoccupatevi. Tanto poi comunque si sfumerà di più, non sarà un pugno in un occhio. E poi faremo anche il terzo allo stesso modo. Vedete? Verde e giallo. Praticamente il verde dovrà sormontare, il giallo dovrà sormontare un po' più in alto il verde, perché ci servirà solo per illuminare quella parte che altrimenti rimarrebbe scura. Vedete che c'è questo piccolo bordino all'interno? Se riesco a beccare il buco, eccolo là. Questa parte gialla
e questa parte verde sono quelle che io ho realizzato con i miei pastelli a cera. Allora, come vi dicevo, io mi sono procurata, mi sono tagliata dei pezzettini in più proprio per realizzare con voi il modello. Allora, ve li faccio tutti così che sia più chiaro come funziona. Verde, verde, come vedete è anche un lavoro veloce. Verde, verde. Poi riprendo il giallo e vado a sormontare il verde. Sormonto il verde, non è neanche necessario che siano fatti tutti uguali, più o meno sfumato va bene comunque. Oppure potete utilizzare sempre la spugnatura che voi sapete ormai come funziona. O meglio, utilizzerete il verde per fare la parte sotto e utilizzerete il giallo per sormontare il colore verde. Potete farlo sia con i pastelli da cera come ho fatto io, sia con gli acrilici. Ora che abbiamo fatto il colore, diciamo così, andremo a realizzare il nostro fiore. Come? Partiremo dai più piccoli e faremo prima tutti i piccolini, in modo da averli già pronti. Poi ce li metteremo da parte, altrimenti poi diventerà una strage riuscire a farlo. Faremo scaldare il nostro petalo in questo modo, come al solito, lasceremo che ceda e che si ammorbidisca molto in questo caso, perché dovremo dargli una linea alquanto strana. Una volta piegato, lui sarà pronto. Noi faremo prima questo lavoro, andremo a tirare in questo modo il petalo per assottigliarlo. Vedete che si assottiglia molto? Vedete? E una volta assottigliato, gli daremo delle pieghe strane. In questo modo non dovrà essere il classico petalo piegato regolare, perché questo fiore ha dei petali particolari. Allora, una volta tirato, andremo a piegarlo come volete voi, un lato di qua, un lato di là, gli date una piega strana. Non è regolare, ve lo ripeto. Poi, invece, prenderemo un petalo strano, sempre di quelli piccoli, come vi ho detto, ve ne servono due. Per realizzare un fiore o anche tre, e con il secondo invece faremo una cosa un po' più classica. Prima lo tireremo per dare comunque l'effetto di assottigliarsi e poi lo porteremo dietro in questo modo. Una volta piegato, lo fate girare su se stesso, vedete? Tipo cono, tipo cilindro, veramente. Eccolo qua. E una volta fatto, potete lasciarlo andare. E prenderà questa forma. Allora farete una forma strana che va verso l'interno e una forma invece, scusate, che va verso l'esterno per realizzare la parte centrale del vostro fiore. Poi, ovviamente, una volta attaccato, prenderà le varie forme perché seguirà la linea rotonda. Però poi fatelo variare. Io ne ho fatto uno diverso dall'altro. Come potete vedere, ce n'è uno che va verso l'alto, uno che va all'esterno. Uno che è piegato in centro, uno che è piegato dietro, proprio svariati. Farò lo stesso con un altro petalo per farvi vedere. Una volta caldo, io andrò nuovamente a tirare il petalo per assottigliarlo, che già comunque prenderà una forma strana, perché venendo tirato vedete che lui si piega in modo stranissimo e gli daremo una forma come vogliamo noi. Questa sembra una patatina, come vedete. Ok, fatti i piccolini, li metteremo da parte e passeremo agli altri. Prima scalderemo nuovamente il nostro fiore. E una volta scaldato, andremo prima a tirare i bordi per assottigliare la crepla. In questo modo, vedete? E prenderà anche questa una forma da patatina. E noi lo rimetteremo in posizione come vogliamo. Non preoccupatevi, date solo un giro alla fine, in un angolo, nell'altro, fa lo stesso. Non è necessario che ci sia perfezione in nessun caso. Diciamo che da questo punto di vista è facile, perché non dovete seguire uno schema, dovete solamente dare spazio alla vostra fantasia. Potete anche tirare di più un lato. Fare delle pieghe,
potete fare quel che desiderate con questo fiore, perché come vi dicevo è un fiore molto molto strano, vedete? Ora passeremo in quelli grandi che sono gli unici che effettivamente hanno uno schema e adesso ve lo faccio vedere. Essendo la parte terminale del fiore, devono dare quella forma geometrica che vi dicevo prima. Allora, prima tirerò il mio petalo per dargli forma, o meglio, per assottigliarlo un po'. E una volta assottigliato, prenderò i due bordi e li porterò come nelle rose. Farò il bordino facendolo girare e lasciando fuori solo la punta, vedete? Una volta fatto questo, prenderò, pizzicherò la punta e la tirerò leggermente verso l'esterno, avendo questo risultato. Ve lo faccio vedere, il petalo è questo. Questo è l'unico schema esistente in questo fiore. Ve ne faccio vedere un altro perché sia più chiaro. Scalderemo nuovamente tutto il petalo perché noi andremo innanzitutto a tirarlo, vedete, per assottigliare in modo che il petalo diventi più reale. Mi sposto ovviamente tutto intorno al petalo, poi arrivata alla fine io andrò a piegare, prima lo piego e poi lo giro su se stesso, anche in questo caso vedete è girato e ho lasciato fuori la punta, per quale ragione? Perché questa poi alla fine la tirerò leggermente verso l'esterno e questo petalo farà sì di trasformare il nostro fiore in un ottagono, in un esagono, come preferite voi. Questa, diciamo, è la lavorazione dei petali. Ora passiamo al come realizzare i nostri pistilli. Come vi dicevo, basterà fare un quadratino di 2 cm per 3 e ne prendiamo uno. Questo è un po' più lungo di 3, lo accorciamo. E vi faccio vedere come ho fatto io. Ho fatto così, ho suddiviso in 5 parti perché devono essere 5 con la forbice 1, 2, aspetta, fatto largo, 2, 3, 4 e 5, vedete? Ho tagliato 5 pistilloni al momento. Utilizzando la forbicina, sono andata poi ad assottigliare partendo dall'alto, ho fatto i primi due più corti, vedete? Ho accorciato i due lati, uno, due, lascerò quello più lungo centrale e poi accorcerò anche gli altri. Vedete? Ok, una volta accorciati io andrò a modellarli un secondino con la forbice. Vi ripeto, se siete capaci di realizzare subito quello che ho fatto nel disegno, siete bravissime. Io non ne sono capace. Andrò ad assottigliarlo in questo modo, utilizzando una forbicina piccola. E andrò a scavare nella parte finale. Vedete che si allarga. Prendo la forbicina, la giro dall'altro lato e vado ad assottigliare anche l'altro pistillo. Infine andrò a prendere quello centrale e gli darò la stessa forma, solamente un pochino più lunga. Non dovete preoccuparvi se non ci sono punte alla fine, perché comunque questa parte noi la camuferemo, la muteremo in un altro modo. Poi vi spiego tutto. Vedete? Devo solo portarli ad una larghezza omogenea ai miei pistilli, vedete? Piano piano io vado a lavorare con la forbicina all'interno, diciamo che questa è la lavorazione un po' più lunga di tutto il fiore, perché va effettivamente lavorato. Eccolo qua, vedete? Ho realizzato una corona in pratica. Ora, per un momento, sposterò la mia piastra a caldo e andrò a realizzare i pistilli. Come? Prenderò quello che ho già preparato. Ve lo faccio vedere. Ecco qua. E
Disferò, come abbiamo fatto negli ultimi tempi, il mio pompon realizzando 5 pezzettini che, come vedete, ho già fatto. Si sono attaccati dappertutto. Comunque, ce li ho. Vedete? Praticamente ho preso il mio pompon e l'ho tagliato in tanti pezzettini piccoli, in questo modo. Una volta realizzati, fate così con le dita, arricciateli perché diventino un po' più compatti. Alla fine prendete i vostri pistilli, quelli che avete realizzato. Sì, ce l'ho. Fate scendere un po' di colla e ci attaccate il vostro pompon, cercando di modellarlo intorno al vostro pistillo in questo modo. Vedete, io lo sto facendo attaccare così, in modo naturale. Dov'è? Eccolo qua. E faccio lo stesso con tutti i pezzettini. Sposto il pistillo che ho attaccato, metto un po' di colla giusto sulla punta, prendo il mio pistillo e ce lo attacco sopra e lo faccio girare intorno con il dito. Vedete? Giro praticamente intorno al dito per fare l'effetto pistillo naturale. Ecco qua. Prenderò un'altra parte, quella più alta in questo caso. Farò scendere un po' di colla in più perché ok. Prenderò un altro pistillo, o meglio un altro pezzettino di pompon, e farò la stessa cosa. Vedete? Spostandone uno alla volta, io realizzerò i miei pistilli interni. Ecco qua. Quindi ho incollati due, brava. Ecco qua. Ed infine farò anche l'ultimo. Voi direte, così non è un pistillo, certo, non lo è, perché dobbiamo ancora modellarlo. Andrò a prendere il ferro sottile. E vi spiego subito come da 1 diviso in 5 diventeranno 5 pistilli. Aspettate che questo si è attaccato veramente male. Scusate un minuto. Eccolo qua. E adesso lo attacchiamo come si deve. Eccolo. Scusate, mi sono incollata anche un dito. Eccolo qua. Vai al tuo posto. E non rompere le scatole. Eccoli qua. Ora ce li ho tutti e 5. Cosa farò? Prenderò il mio ferretto, quello che ho deciso della lunghezza per il mio fiore, e metterò la colla in questo punto. Farò così. In questo punto. Una volta messo, io punterò il mio ferretto nella parte centrale. E piegherò da un lato solo la metà, vedete? Solamente una metà. E lo bloccherò ovviamente utilizzando la colla nel ferretto, in modo che sia stabile. Poi, vedete, questi sono rimasti ancora fuori. Girerò, metterò la colla questa volta nell'altro lato, dove ho già incollato, in questo modo, e andrò a piegarli dall'altra parte in questo sistema così. Praticamente ho piegato prima un senso verso il centro e poi l'altro senso nel senso opposto. Darò il tempo di asciugatura e andrò a terminare il mio pistillo come ve lo faccio vedere subito. Andrò a tagliare due pezzettini in miniatura, proprio 1,5 cm, diciamo. Eccoli qua, ve li faccio vedere. Vedete? Sono piccolissimi, sono 1,5 cm circa. Poco più, poco meno, non ha importanza. Andremo a piegare la parte finale perché formi una pallina. Da un lato e anche dall'altro.
Piegateli bene, anche perché così non vi pungerete successivamente. Eccoli qua. E avrete realizzato due palline così. Fate la stessa cosa anche con l'altro pezzo, che ovviamente dovrà essere uguale. Piegate. 1, 2, e poi lo piegate a metà. Questo andremo ora ad inserirlo all'interno dei pistilli. Prenderemo prima un lato di pistilli che apriremo in questo modo, lasciando libero quello centrale, mi raccomando. Metteremo una goccia di colla, il nostro scovolino piegato, questo non l'ho neanche piegato, e lo inseriremo dove abbiamo messo la colla, in questo modo. Vedete? Ora, una volta incollato, sposterò il mio pistillo centrale dalla parte opposta, vedete? Prenderò l'altra parte di scovolino, metterò una goccia di colla nel centro. Oh, che esagerata! Basta proprio una goccetta, non mettetene come ho fatto io. E lo attaccherò nel centro, ovviamente facendo uscire il pistillo nella parte alta. Premeremo giù, posizioneremo i pistilli in modo che diventino 5. Eccoli qua. E avremo realizzato il centro del nostro fiore, vedete? Adesso, ok, ci sono sbavature, come sempre, lo sapete, vanno tolte e vanno rimediati gli errori, però la sostanza è questa. Ora vi allontano un po' perché andremo a montare il nostro fiore. Ora che abbiamo modellato tutti i nostri petali e fatto il nostro pistillo, possiamo tranquillamente iniziare a comporre il fiore e prenderemo due petali. Vi ricordate che vi ho detto di farne uno stropicciato e uno verso l'esterno? Vedete che sono diversi? Troppo. Aspettate che mi regolo un po', così ci vediamo bene. Oh, ecco qua. Dovrebbe andare bene, ditemelo voi. Allora, prenderò la mia colla, che prima ricaricherò, altrimenti non ce la farò per niente. Prenderò il mio primo petalo. Ok, il mio primo petalo, prenderò i miei pistilli già attaccati al ferretto e prenderò la posizione, vedete? Metterò la colla nella parte bassa del mio fiore e ovviamente la appoggerò nella parte bassa dei miei pistilli. Sotto i pistilli, proprio appena appena sotto, mi raccomando, e andrò a pizzicare il mio petalo nella parte finale. Darò il tempo di attaccare bene per poi passare agli altri. Ok, andremo, nascondo la pancia. Allora, prenderemo il nostro fiore, prenderemo il secondo petalo, che era questo, quello piegato verso l'esterno, metteremo ancora una volta la colla nel bordo del fiore e ovviamente a specchio lo posizioneremo sopra l'altro petalo che abbiamo fatto in precedenza. Posizionatelo in modo che sia corretto, dritto, eccolo qua, avevo fatto un po' un disastro, e lasciamo il tempo, vedete che già sta uscendo. Non è complicato, credetemi. Ora che abbiamo attaccato i due petali piccoli, possiamo già passare ai petali medi, che sono quelli arrotondati in alto. Così non possiamo sbagliare. Eccoli qua. Prenderò ovviamente il mio petalo, sempre mettendo al di sotto del nostro petalo. Ecco qui. Posizioniamo la colla. Eccola. Gli spetti. E
e andrò ad attaccarlo ovviamente nel punto in cui ho aggiunto gli altri petali, abbassandomi al di sotto dei petali che ho attaccato in precedenza, vedete, un pochino più sotto, in modo da poterli pizzicare e di mantenere comunque la misura uguale del petalo precedente. Una volta attaccato questo, passerò al secondo petalo. Metterò sempre la colla nella parte bassa e andrò questa volta a spirale, o meglio, girerò tutto intorno mettendo un petalo alla volta, girerò tutto intorno al mio fiore. Posizionerò bene il petalo in modo che mantenga la sua posizione, che si stabilisca bene, e comincerò a girare a spirale. Questo l'ho tagliato malissimo, scusatemi, vabbè, tutto, però insomma, ok. Metterò un po' di colla, sempre nella parte bassa, e comincerò a girare. Vedete? Dove ho finito l'altro petalo, poco più indietro, torno a mettere il fiore. E cercherò di girare così, stabilizzando tutto il fiore, ovviamente, fino a quando avrò ottenuto il pezzo, cioè il risultato che volevo io. Scusate, mi sto prendendo già i miei petali, così ce li ho. E continuerò a fare lo stesso lavoro, mettendo la colla nel punto sbagliato. Ok, capita, l'errore capita. Mettete sempre la colla nella parte appiattita, scusate, che è dove siamo partite all'inizio, mettendo il colore. Ho fatto un errore e andrò ad attaccare l'altro petalo in questo modo, sempre a spirale, mi raccomando, e girate intorno fino a quando avete ottenuto il risultato che volevate voi. La colla ovviamente non mi funge, eccola là. Prenderò un altro petalo, sempre nella parte piatta, metterò la mia colla e seguirò la forma degli altri petali. Quando avrò ottenuto la grandezza del fiore centrale, come quella che immaginavo nella mia mente, scusate, le mani fanno i capricci, oggi non vogliono star ferme, fanno un po' quello che vogliono, succede anche quello. Quando avrò raggiunto, vedete che vado a premere il fine del fiore, perché si incolli per bene e non mi ritrovi come al solito, finito il fiore, ta 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 ta, tutto per terra. Posso metterne un altro. E lo metto e poi mi fermo con i miei petali, o meglio, quelli medi, sempre nella parte bassa. Noi andremo ad attaccare il nostro petalo nell'ultima parte del fiore rimasto aperto, diciamo così. Posiziono bene il petalo, do il tempo di aderire bene. Comunque è alla fine di ogni fiore realizzato, aggiungete sempre della colla in più, in modo che siate sicuri che non si disfino da un momento all'altro. Vedete? Io ho realizzato la parte centrale del mio fiore. Ora andrò a prendere i petali che ho preparato, in questo caso, con la punta finale. Prenderò i miei petali, pizzicherò la parte finale e tirerò un pochino la punta, in modo che abbiano tutta questa forma alla fine, in modo da realizzare e la mia forma geometrica. Farò questo semplicemente in tutti i petali che hanno la punta finale. Ecco qua. Basterà pizzicare e tirare la punta, non è complicato. Ora, come prima, prenderò la parte sotto del mio fiore, metterò la colla e andrò ad attaccarla lateralmente al mio fiore in questo modo. Mi ci vorranno un paio di giri circa per dare la forma desiderata, ma non preoccupatevi. Un paio di giri corrispondono a un massimo di 6 petali. Fatto aderire bene il primo petalo, passerò al secondo, sempre quelli con la punta finale.
Metterò la colla, non ve lo faccio neanche vedere perché ormai lo sapete. La posizionerò nel lato. Attenzione a non bruciarvi. E farò uscire, vedete, il petalo posizionandolo sopra gli altri. Dopo, per quanto riguarda la posizione dell'attaccatura, dipenderà molto da quale tipo di lavorazione darete quando scalderete il petalo, perché più lo tirerete ovviamente e più in basso potrete attaccare. Metterò anche in questo caso la colla nella parte bassa e andrò ad attaccarlo sempre a spirale a fianco all'altro. Vedete che sta uscendo? Darò il tempo di asciugatura alla colla per dare la forma al mio fiore. Assicuratevi che sia attaccato bene, premendo e mantenendo la posizione fino alla completa asciugatura del petalo. Vedete? Prendete un altro e proseguite fino a quando avrete girato completamente il fiore. Vedete? Prendete il petalo. Appoggiatelo alla fine e farete questo effetto. Come vi dicevo, ogni petalo è soggettivo, non ha una lavorazione uguale all'altra. Poi posizionerete ovviamente. Io premo sempre nel centro perché le mani mi scivolano, non sono molto stabile con le mani. Ok, passerò ancora un altro petalo. Li avete contati voi? Io no, li ho dimenticati. Farò un po' così per allungare il petalo, perché la crepla ha di bello che può essere lavorata fino alla fine, senza doversi preoccupare di dove si mette il dito. No, non è vero. Bisogna... Allora, ecco qua. Lo vedete il fiore che sta uscendo? Adesso si è spostato il petalo. Me ne manca solamente uno e l'ho terminato. Una volta attaccato, passo all'ultimo petalo. Se lo desidero, posso arricciarlo ancora un po'. In questo modo metterò la colla nella parte finale, come al solito, e andrò ad applicarlo nell'ultimo punto in cui mi manca il petalo a forma geometrica, diciamo così. Mi so. Scusate, faccio così perché le mani, lo sapete, non sono proprio molto stabili. Voi non dovreste aver bisogno di fare questo, però, io sono costretta per forza di cose. Poi ovviamente posizionerete bene il centro e darete la forma che volete voi. Questo sarà il vostro Lisiantum. Su, Lisiantus. Scusate. Se poi vi dirò esattamente come ho fatto in questo, se voi volete dare delle forme poi, perché magari dite è troppo piatto, prendete una forbicina e cominciate a lavorare come lo desiderate voi, tagliando i singoli pezzettini a vostro gusto. Perché, come vi dicevo, i petali dell'Isianthus sono molto molto irregolari. Perciò diciamo che potete divertirvi veramente a trasformare il fiore in un altro, facendo anche dei piccoli tagliettini. Ovviamente togliendo le parti in più. Vedete? Voi andate a trasformarvi il vostro fiore esattamente come lo desiderate, proprio perché questo fiore è molto molto particolare. Allora, come vi dicevo anticipatamente, io quando ho terminato di realizzare i miei fiori, per evitare che si, scusate un attimo, per evitare che si stacchino, aggiungo per rinforzarli
un po' di colla nella parte bassa dove c'è il ferretto. In questo modo sono sicura che una volta asciutto il mio fiore non si sposterà e sarà stabile. Potrò in questo modo proseguire con la lavorazione e attaccare gli altri pezzi. Lascerò qualche secondo che attacchi e andrò a realizzare in questo caso quello che vi dicevo in precedenza, ovvero il sottofiore, che ha un'altezza di 4 cm. Perciò io taglierò il quadratino, lo taglierò più lungo ovviamente. Vedete, vado a tagliare il rettangolino. E più o meno 4 centimetri. Eccolo qua. Anche in questo caso io ho disegnato delle punte per farvi vedere come realizzarlo. Scusate che si sta spostando la parte centrale. Ecco, questo è il brutto di quando si usa la colla, perché si può anche staccare con il suo calore. Basterà riposizionarla nel punto corretto. E lei manterrà la sua forma. Eccolo là. Perciò non preoccupatevi, perché sono cose che possono capitare. Basta solo avere la costanza un attimino di vedere l'errore e di tagliarlo. Allora, io come faccio? Faccio così. La prima parte la taglio via, arrotondandola alla fine, vedete? Poi parto dalla punta e vado giù il più sottile possibile, cercando di realizzare un cerchietto nella parte bassa e andando leggermente in diagonale. Questo è quello che io taglierò. Vedete che è già in diagonale? Bene, partirò un'altra volta, farò una puntina, girerò intorno nella parte bassa e andrò in diagonale. Vedete? Non esco dritta, esco in diagonale. Vado di nuovo a scendere, faccio un altro cerchietto e esco in diagonale e proseguo così fino alla fine del mio cartoncino, che adesso ho tagliato in una misura limitata, ma voi potete tagliare anche tutta la crepla dritta e poi farne tanti e a man mano che arrivate alla fine della vostra rosa tagliare quello che è in più. Usate Lisianthus, non una rosa, anche perché la rosa ha una forma un po' più irregolare, diciamo, di questa. Ecco, faccio anche l'ultimo e esco in questo modo. Io li realizzo così, direttamente tagliandoli sul foglio. Ora andrò a prendere la mia solita, mettiamo via, la mia solita piastra a caldo e lascerò che si modellino piano piano come al solito. Una volta che si saranno piegati verso la parte bassa, io andrò a prendere semplicemente con delicatezza, andrò ad allungare le mie punte delicatamente, altrimenti rischierò di farle rompere o danneggiare. Quando ho fatto quello, farò lo stesso anche con gli altri. Una volta seduto, prenderò, tirerò piano piano, solo per ammorbidirli e nulla più. E avrò già pronto il mio sottopianta o imbuto, che dir si voglia. Andrò a sottigliarlo un po' nella parte sotto per renderlo un po' più reale, tutto là. Un po' più sottile, anche perché in questo modo andrò meglio ad attaccarlo. E abbiamo fatto anche il sottopianta. Ora prendiamo il nostro fiore, che nel frattempo, come vedete, si è asciugato e si è stabilizzato. Tutto è al suo posto, non c'è niente che non va. Metterò la colla, partirò sempre, lascerò all'esterno la piega. Vedete che sono piegati verso l'esterno? Perfetto. Devono rimanere all'esterno. Metterò un po' di colla nella parte. Oh.
e lo farò aderire lasciando un piccolo spazio dal fiore al ferretto in modo da riuscire a prenderlo tutto, vedete? Metterò la colla sempre nella parte bassa, ovviamente, e andrò piano piano ad attaccare tutto intorno al fiore il mio imbuto. Lo lascerò aderire, vedete che ho lasciato un buco al centro, perché poi andrò ulteriormente a fissarlo premendolo nel centro. Arriverò alla fine, vedete, guardo dove arrivo, taglio quello che è in più. Ecco perché vi ho detto, io vi ho dato 5 centimetri che di solito bastano, però io ne taglio di più per andare sul sicuro, anche perché io magari posso farlo di uno spessore, voi potreste fare più petali, perciò ve ne servirebbe di più, potreste farne meno e ve ne servirebbe di meno. In questo caso io vi consiglio di realizzarlo nel modo in cui lo faccio io, o meglio, fissandolo e tagliandolo direttamente su misura. Ora che si sta fissando la parte laterale, noi andremo a fissare nel centro il nostro imbuto in questo modo. Perciò aggiungeremo una goccia di colla piuttosto abbondante e premeremo verso il centro il nostro imbuto. Non completamente, altrimenti si aprirà e rischierà di staccarsi dal fiore. Ma daremo in questo modo l'opportunità al fiore di stabilizzarsi sia all'interno che al nostro ferretto, che successivamente diventerà il ramo. Ora, comunque, vi faccio vedere piano piano. Lasciate il tempo di asciugare. Non abbiate fretta. Aspettate, vedete, lo sto proprio premendo nel centro per realizzare una specie di cerchio centrale, premendo verso il ferretto il mio imbuto, che oramai si sta asciugando. Una volta fatto questo, io toglierò le sbavature come al solito, toglierò la colla che è in più, pulirò. Ah, se doveste dover dipingere i pezzi, fatelo prima di attaccarli al fiore, altrimenti rischiereste di rovinare tutto il vostro lavoro. Ok? Aspettate che si asciughi un altro po'. E poi cominciate con il vostro nastro da fiorista ad avvolgere piano piano il vostro imbuto senza strapparlo dal punto in cui si trova. Vedete? Vado a bloccarlo. Piano piano, all'inizio formerò delle pieghe ed è normale che ci siano, e poi a man mano che girerò andrò a toglierle, vedete? E porterò verso il centro del ferretto il mio nastro. Poi comincerò piano piano a scendere, cercando di andare a togliere tutte le pieghe giro per giro. Vi ripeto, con questo non è facile perché è un nastro adesivo, però con il nastro carta queste forme qua non ci sono, non esistono, perché il nastro del fiorista aderisce perfettamente ad ogni parte ed è quello il bello del nastro, del nostro nastro, che al momento ho terminato. Ok, vado scendendo ora. Ho messo ancora più in diagonale per scendere piano piano alla fine del mio ramo. Ok, posso anche velocizzare i tempi. Ok, arrivato a questo punto, io ho realizzato anche il mio secondo fiore. Vi piace? Ne siete soddisfatte? Non ne siete soddisfatte? Come vi ho detto prima, prendete la forbice, date più pieghe, tirate l'angolo, fate questo lavoro, prendete l'angoletto, prendete il fiore e tirate verso l'esterno.
Prendete gli angoli che ci sono già nei petali e tirateli un attimino verso l'esterno. Date così forma al vostro fiore, senza tirare troppo per rischiare di romperlo, ma semplicemente per dargli la posizione. Ed eccolo qua. Ora possiamo attaccarlo al nostro ramo e andremo ad attaccarlo subito sotto al fiore fatto in precedenza. Eccolo qua. Se riesco a tenere ferme le mani, magari ce la faccio. Vedete? Ecco qua. Posizioniamo il fiore. Bello pieno. Prendiamo il nostro nastro. Se riuscite, prima di attaccare un fiore con il nastro del fiorista, cercate di posizionarlo con un po' di scotch, in modo che sia più resistente e non ci siano rischi di caduta successivamente. Come modellare le foglie. Ok, un attimino che attacco l'ultimo lato ed eccoci qua. Come vedete, Lisianthus. Mannaggia, datemene uno con un nome più facile la prossima volta. Posizionate come al solito, come lo preferite voi, e comincia comunque ad uscire. Ora realizziamo le foglie. Taglieremo le nostre foglie, utilizzeremo come al solito il bull tool per fare le righe centrali premendo leggermente, ne faremo in questo modo, due per lato, e poi andremo a modellare la foglia. Modelleremo la foglia, aspettate, mi è caduta la colla, mi si è suicidata, eccola qua. Faremo come al solito scaldare la nostra foglia. Tocco di qua, cade di là. E nel frattempo prepareremo un pezzo di ferro, di quello più sottile, già rivestito con la nostra il nostro adesivo, nastro del fiorista o quello che utilizzate voi solitamente. Mettetelo dritto perché altrimenti succede questo. Ok. Scusate, c'è un troppo. Oh, eccolo là. Andrò a rivestire il mio ferretto. Nel frattempo, la foglia, come vedete, già si sta modellando da sola. Lascerò da parte questo, prenderò la mia foglia. Prima allargherò, come al solito, tirerò i lati in questo modo, come ho fatto prima con i fiori. La stessa cosa per assottigliarla. E poi l'allargherò un po' nel centro. Come vedete, già scaldandosi, lei prende la forma piuttosto naturale. Prenderò il mio ferretto, girerò dal lato opposto e appoggerò il ferretto nel centro. Utilizzando la colla, fate così per esserne sicure. Io ho tagliato prima i pezzetti, eccoli qua. Scusate. Ho fatto un po' di casino, ecco qua. Ok, prendete la misura di quanto è lungo il pezzettino che dovete incollare sopra, in modo da sapere con esattezza dove mettere il ferretto. Prenderete la vostra colla, la metterete sopra al vostro petalo, appoggerete il vostro ferretto in modo che sia nella sua posizione e andrete a chiudere utilizzando il sottofoglia che vi ho fatto nel cartamodello. In questo modo, ovviamente, come vi dicevo prima, se doveste aver dipinto, andate a dipingere anche la parte sotto utilizzando la stessa pittura o la stessa spugnatura. In questo modo voi non avrete brutti pezzi di ferro in più in evidenza ed avrete una foglia molto più resistente. Infine, noi andremo ad attaccare anche questa foglia al nostro gambo e l'attaccheremo ovviamente in questo modo. Io ve l'ho detto, lo sto terminando con voi e
E ora andremo a preparare il nostro bocciolo. Attacco prima la foglia e poi la posiziono. Metto la foglia come al solito attaccata al mio ferretto e attraverso il mio nastro la blocco il più stretta possibile in modo da evitare ulteriori danni, perché magari il ferretto potrebbe uscire e potrebbe danneggiare qualche cosa, mentre posizionandolo nel modo corretto, questo non accadrà. E come vedete, il ramo è già quasi composto. Ora andremo a realizzare il nostro bocciolo che, come vedete, ha questa forma. Voi tagliatela direttamente dal modello che vi ho dato. Io andrò a tagliarla direttamente da qua, prendendo ovviamente la forma del petalo che ho là, perché mi sembra di non averla tagliata ancora. Perciò io faccio così: piego a metà e poi faccio una terza misura, perché ne devo tagliare tre. Prendo la mia forma e vado a tagliare la mia foglia, partendo da un lato in questo modo. E poi stringendola di più dall'altro. Vedete che viene un po' storta? Ecco, è fatta per questa ragione che adesso vi faccio vedere subito. Allora, andremo a scaldarla un secondino per dargli un po' più di livello. Perciò lasceremo un po' scaldarsi e poi faremo questo lavoro perché dovrà avere un po' di volume. Tireremo ovviamente di più dal lato che è già più ingrossato, vedete questa differenza da un lato all'altro. E faremo la stessa cosa in entrambi i lati, in tutte e tre le foglie soprattutto, mi raccomando. Perciò lasciatela scaldare, modellatela un po' dove è più cicciona ed eccola qua. Avete dato volume anche alla seconda foglia. Poi non sono foglie, sono petali, però hanno l'aspetto di foglie perché ancora non sono aperte. Ok, oh, eccola qua. E diamo l'aspetto anche all'ultima foglia. Ora spostiamo. Come sono brava. Eccolo qua. Scusatemi, mi è caduta la colla, succede. Ora prenderò il lato rotondo, quello più grosso, diciamo, lo metterò dal lato esterno. Prenderò l'altro lato gonfio e lo incollerò direttamente sopra. Guardate, metto parte gonfia e vado ad incollarla sopra, in questo modo, vedete? Cercando di far incollare anche le punte, che sono molto molto importanti. Eccolo qua. Cercate di unirle quasi completamente nella punta, vedete? Così prenderemo anche l'ultima parte, sempre dal lato più cicciotto. Eccolo qua. Ho girato dal lato opposto, va bene. Metterò la colla dal lato più cicciotto come prima, allo stesso identico modo, in modo da attaccarla dal lato più grosso esattamente allo stesso modo. Portiamolo su in modo che si colleghi la punta e avremo realizzato un piccolo ventaglietto. Ora non ci resta che chiudere il tutto. Dovremo far girare su se stesso il petalo, perché in questo caso il fiore è praticamente una spirale. Perciò partiremo dalla punta, metteremo un po' di colla nella punta, nella parte alta, e piegheremo su se stesso fino a far incrociare le punte in alto, vedete?
Eccole qua. Vedete che l'ho fatta intrecciare? Guardate. Ho piegato su se stesso. Poi, ovviamente, le sbavature andremo sempre come al solito a toglierle. Faremo incollare per bene e scenderemo fino ad attaccare tutte le foglie insieme. Metteremo la colla questa volta nella parte della prima foglia che abbiamo incollato e andremo a chiudere. E qui si sta muovendo tutto, neanche ci fosse il terremoto. Vedete, vado a chiuderla e piano piano andrò a chiudere anche la parte centrale in questo modo, vedete? Utilizzando ovviamente la colla, metterò la colla nei vari punti e andrò a chiudere la parte centrale in questo modo, premendo e intrecciando tutti i petali. Lasciate un buchetto, perché quello vi servirà poi per inserirci il ferretto finale. Perciò lasciate un buchetto, lasciatelo aderire. Ok, ora ho lasciato un buco aperto, scusate, ho dimenticato. Oh, eccolo qua. Pizzicate da un lato e attaccatelo nel centro. Scusate, ho lasciato aperto il fagiolo. Lasciatelo incollare perché avevo lasciato fuori questa parte. Non me ne ero accorta. Ok? Ora prendete un altro ferretto sottile, che in teoria dovrei aver tagliato. Vabbè, in questo caso userò quello un po' più grosso perché quello ho già pronto qua. Ma va bene comunque, anche perché è la parte finale. Rivestiremo il nostro ferretto partendo sempre dall'alto. Rivestiremo con il nostro nastro di fiorista, ovviamente. E faremo tutto il ramo. Una volta terminato, toglieremo ovviamente la parte in più. Come vi dicevo, la inseriremo nel centro del nostro piccolo bocciolo e andremo a chiudere quella parte che abbiamo lasciato aperta, utilizzando la colla ovviamente, direttamente nel nostro ferretto. In questo modo, vedete, vado a chiudere il triangolo rimasto aperto. Non preoccupatevi, tanto questa parte non si vedrà, perché ora andremo a preparare degli altri sottofiore in modo da completare anche il nostro bocciolo. Allora, per realizzare i fiori vi ho fatto vedere come si fa, non è complicato, ci vuole solo come al solito un po' di pazienza, ma voi siete bravissime e sicuramente riuscirete a farlo anche meglio di me. Io, come avete visto, ogni tanto ho qualche problema alle mani, perciò sicuramente non potrò realizzare delle vere e proprie opere, ma come sempre dico, perlomeno io vi do l'idea in modo che voi possiate creare la vostra opera. Allora, io ho già un'altezza di 4 centimetri come ho fatto in precedenza, aspettate, eccolo qua. E faccio la stessa cosa. Taglio in diagonale, poi vado giù, faccio il cerchietto nella parte bassa e torno su. Sempre in diagonale, mi raccomando. Faccio questo lavoro e torno su, sempre in diagonale. Puntina, cerchio, su, in diagonale, puntina, cerchio, su, in diagonale. E poi termino con la puntina finale. Eccolo qua. Prendo ancora una volta la mia piastra, do il modo di adagiarsi al materiale in modo da poterlo modellare. Piano piano, con molta delicatezza, tiro leggermente i miei sottofiori. Scaldo un po' nel lato, piego un po' in modo che vadano all'esterno. Il ferretto l'abbiamo attaccato, il fiore l'abbiamo chiuso. E ora possiamo, partendo dall'alto,
da un lato o dall'altro, in base a come vi trovate meglio, posizionare i nostri sottopianta in questo modo. Mi si è attaccato un pezzo di scotch, non riesco a toglierlo. Lo posiziono proprio sotto, vedete dove c'è il ferretto? E lo porto tutto intorno. Quando ho raggiunto l'obiettivo, taglio. Vedete? Ecco qua. Io mi fermo in questo punto, lo faccio aderire bene prima e mi fermo qua. Taglio la parte in più. Ecco perché vi dico, io preferisco tagliare a man mano che lavoro, soprattutto in questi casi. Se poi non vi piace e volete aggiungerne altri, potete farlo tranquillamente, non succede nulla, potete fare due giri, potete farne tre, potete fare quello che preferite voi, perché io do solo l'idea e voi potete creare l'opera che preferite. Nel caso vedete, io ne ho realizzati solo due. Se ne voglio realizzare altri, basterà prendere e attaccarne anche sopra. Ve lo faccio vedere. A me personalmente va bene anche con due, però giusto per farvi vedere, vado nel punto in cui mi mancano, vedete? Nel punto in cui mancavano. Giro intorno finché raggiungo l'obiettivo. Blocco nuovamente e ne ho fatti di più, vedete? Lascio bloccare, prendo il mio nastro, possibilmente del fiorista, e come al solito vado scendendo cercando di nascondere tutte le pieghe possibili. Il mio ramo era già fatto. E il nostro piccolo fiore non ancora aperto che si sta aprendo, vedete? Si aprirà nei prossimi giorni. Vado ad attaccarlo nel punto in cui mi manca. Vedete? Lo faccio un po' più alto. Prendo il mio nastro. Lo posiziono in questo modo da prendere tutte le parti e da nascondere l'evidenza. Andrò a prendere la parte alta una volta posizionato e scenderò in diagonale con il mio nastro fino a quando avrò stabilizzato il pezzo. Ecco perché non mi piace il nastro adesivo. Perché si attacca a qualunque cosa, come avete potuto vedere anche voi. Stringete forte in modo che diventi un unico pezzo e andate giù con il vostro nastro del fiorista fino al punto che ritenete idoneo per bloccare il vostro gambo. Poi, se lo desiderate, potete aggiungere altri fiori. E potete fare altre cose come volete voi. Ed eccomi qua con il mio Lisianthus, che io posso spostare ovviamente come preferisco e come voglio. Posso aggiungerci altri fiori, posso aggiungerci altre foglie, posso fare più boccioli, come al solito, dipende da quello che desiderate fare voi. Voglio fare il gambo più lungo, voglio fare il gambo più corto, è una libera scelta. Ognuno fa quello che preferisce, perché io come al solito vi do l'idea, a voi creare l'opera. Questo è il mio Lisianthus e spero che anche questa volta vi sia piaciuto il video e vi sia piaciuta l'idea. E perciò vi ripeto, come dico sempre, se vi è piaciuto il video e vi è piaciuta l'idea, lasciate un like oppure un commento. Iscrivetevi, ma soprattutto questa volta vi chiedo, condividetevi. Condividetemi così che mi aiuterete a farmi conoscere sempre di più. E più gente mi conoscerà, e più gente si iscriverà, e più cose realizzeremo insieme. Per tutto il resto, grazie. È un vero piacere e grazie di cuore a tutti voi che mi seguite.
Ciao!